25 Minutes Live Session a Tube Recording Studio. Questa mattina abbiamo il piacere di avere Stefano Maimone and Upset Strings, un sestetto piuttosto originale. Il leader Stefano Maimone introdurrà il primo brano. Primo brano che suoneremo è La ragazza dei capelli di lino, una composizione per piano di Claude Debussy. Ascoltiamolo. Thank you.
Stefano, una bellissima versione di un brano di Debussy, quindi un album che prende spunto da diversi repertori. Il prossimo brano invece è di tua composizione. Esatto. Il prossimo brano è Bouncing, è un altro brano che troverete nel disco appunto Chamber Music. E come ho appena detto Enrico, è uno dei brani originali invece dell'arrangiamento delle composizioni classiche come Claude Debussy. Thank you.
Quindi un brano di Debussy, un tuo brano, prima di anticiparci il terzo brano di questo podcast 25 Minutes, parlaci di questa insolita formazione di cui abbiamo parlato prima, presentaci i musicisti Beh, sì, coinvolti in questo intanto live. presento questo magnifico quartetto d'archi. Abbiamo Nicola Niedu, il primo violino, Sebastian Mannussa, sempre violino, Francesca Foglia alla viola e Antonio Cortese al violoncello. Con me in questo album particolare, diciamo, appunto per la formazione un po' insolita, c'è Enrico Schmider alla batteria, mettere insieme questa sezione ritmica col basso elettrico. Nel disco, che appunto, come accennato prima, uscirà probabilmente quest'autunno, troverete il flauto traverso con Marianna Cracca e il sax soprano di Luigi Rinaldi. Appunto alcuni brani, ci saranno delle rivisitazioni dei brani di Weather Report, un brano di George Martin, uno standard come possiamo dire Dark Dead Dream e appunto alcuni brani di Claude Debussy, quindi proprio un mix della musica classica e jazz con anche qualche brano originale, quello che abbiamo appena eseguito. Il titolo del E terzo brano? terzo brano è Reverie, sempre di Claude Ascoltiamolo. Debussy. Thank you.
Quarto ed ultimo brano di questo podcast, 25 Minutes Live Session at Cube Recording Studio. Innanzitutto grazie Stefano, grazie a voi tutti per averci concesso questa splendida musica. Appunto, complimenti per questa scelta, no? Di diffondere tradizioni, generi e culture completamente diverse, dando però una grande coerenza e continuità all'interno del tuo progetto. Infatti l'ultimo brano, torniamo di nuovo a Debussy. Debussy, esatto, sì. Abbiamo Dottor Gradus ad Parnassum, sempre una composizione per piano arrangiata per questo bellissimo organico. Ascoltiamolo. Thank you.
Stefano Maimone and Upset Strings, grazie ancora per essere stati qui. A presto, molte novità sul nuovo album d'esordio che uscirà per Esattamente. la EMI Record Label nel prossimo autunno. Grazie ancora e ci vediamo presto con il podcast 25 Minutes. Presto.